Anche qui sono tre lettere. Bene, sembra che ci siamo davvero tutti. Buongiorno a tutti, benvenuti. Viviamo, nonostante questo caldo, questo momento davvero che è un momento ricco di gioia, di emozioni. Viviamolo, partecipiamo con gioia, con gratitudine, ma anche nella preghiera, perché il senso del sacramento è il dono più grande che facciamo a Pier ed Emanuele. La preghiera e quindi la stessa vicinanza di Dio. E siccome Lui è l'ospite più grande, adesso lo invochiamo perché entri dentro questa famiglia allargata e sia con noi e viva e dia forza davvero e sostegno alla vita di questa coppia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Piero e Emanuela, vogliamo essere vicini nella gioia, con affetto, con amicizia, vogliamo farvi dono della nostra preghiera. Nel giorno in cui intendete formare famiglia, con voi ascolteremo la parola di Dio che oggi ci rivolge. In unione con la Chiesa supplicheremo Dio Padre per Cristo Signore nostro, perché vi benedica e accolga il vostro amore e lo costituisca in unità. E siccome adesso proprio è di Lui che parliamo, e siccome questo rapporto con Lui, questo vincolo con Lui è nato col battesimo, adesso rinnoviamo le promesse del battesimo. E diciamo insieme, noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Padre, nel battesimo del tuo figlio Gesù al fiume Giordano hai rivelato al mondo l'amore sponsale per il tuo popolo. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Cristo Gesù, dal tuo costato aperto sulla croce, hai generato la Chiesa, tua diletta sposa. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fa risplendere Piero ed Emanuela la veste nuziale della Chiesa. Noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie. Dio onnipotente, origine e fonte della vita, che ci ha rigenerati nell'acqua con la potenza dello Spirito, ravviva in tutti noi la grazia del battesimo e concede a Piero ed Emanuela un cuore libero e una fede ardente, perché purificati nell'intimo accolgano il dono del matrimonio, quale via della loro santificazione. Per Cristo nostro Signore. Amen. In ricordo di quell'acqua che ci ha uniti profondamente a Cristo, ci ha immersi profondamente nei suoi pensieri, nei suoi sentimenti, nelle sue scelte, e faccio il rito della benedizione. Oh,
presente in mezzo a noi, assisti con la tua protezione Piero ed Emanuela, che oggi si uniscono davanti all'altare, e confermali nel reciproco amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Sediamo. Dal Cantico dei Cantici. Io sono un narciso della pianura di Saron, un giglio delle valli. Come un giglio fra i rovi, così l'amica mia tra le ragazze. Come un melo tra gli alberi del bosco, così l'amato mio tra i giovani. La sua sinistra è sotto il mio capo e la sua destra mi abbraccia. Una voce, l'amato mio. Ora l'amato mio prende a dirmi, alzati amica mia bella e vieni, presto, perché... Ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata, i fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico sta maturando i primi frutti e le viti in fiori spandono profumo. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto. Oh mia colomba che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole. Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, mia sposa, tu mi hai rapito il cuore con un solo tuo sguardo, come una perla sola della tua collana. Io, mio amato, è mio e io sono sua. Mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, perché forte è come la morte e l'amore, parola di Dio. Ripetiamo insieme, è stupendo, Signore, il tuo agire con i figli dell'uomo. Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seggo e quando mi alzo, penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e quando riposo. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano, stupenda per me la tua saggezza, troppo alta e io non la comprendo. È stupendo, Signore, il tuo agire con i figli dell'uomo. Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Io ti rendo grazie. Hai fatto di me una meraviglia stupenda, meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. È stupendo, Signore. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, oh Dio. Se volessi contarli sono più della sabbia, mi risveglio e sono ancora con te. È stupendo, Signore, il tuo agire con i figli del mondo. Scrutami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di dolore e guidami per una via di eternità. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, camminate nella carità, nel modo che anche Cristo vi ha amato e ha dato se stesso per noi. Voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, purificandola con il lavacro dell'acqua mediante la parola e per presentare a se stesso la Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di simile, ma santa e immacolata. Così anche i mariti hanno il dovere di amare le mogli come il proprio corpo. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Nessuno mai, infatti, ha mai odiato la propria carne, anzi la nutre e la cura, come anche Cristo fa con la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie, e i due formeranno una carne sola. Questo mistero è grande, lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Parola di Dio.
Io sono la vite, voi i tralci, dice il Signore. Chi rimane in me porta molto frutto. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai discepoli: io vi dico, non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo, il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, né raccolgono i granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo, non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani viene gettata nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dunque dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo? Di queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro infatti sa che ne avete bisogno. Cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccupa di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Parola del Signore. Soffro questa distanza, non mi aiuta a volte a comunicare nella maniera più familiare. Emanuela, Piero, vi vogliamo dire anzitutto una cosa: grazie, perché siete motivo di gioia, motivo di incontro e motivo di festa. Questa festa è stata rinviata più volte, no? E forse ci regala tutto sommato, proprio dentro questa congiuntura di un inizio di normalità, ci regala anche quel giusto clima di gioia di cui abbiamo bisogno. Siamo emozionati, io sono molto emozionato. Avevo pensato, ieri sono stato un po' a pensare cosa dire, cosa ho detto, come diciamo, no, pappaccio naso. Mi voglio lasciare trascinare dal momento, non perché non ci abbia pensato, però mi sembrava impoverire la forza di questo momento, la sua intensità e tutto quello che si muove in questo momento. E quindi voglio andare veramente a braccio libero. Quindi grazie anzitutto di questo. È un grande dono che fate alla vita di tutti noi, alla vita di questa grande famiglia, perché questa sì è la vostra festa, ma la festa è una festa di famiglia, perché credo che poche volte come in queste occasioni emerga il senso della famiglia, no? Se siete qui è perché venite quasi trascinati da una corrente che è partita molto da lontano. E quindi in questi momenti emergono, sì, i volti di sempre, nomi, ricordi.
casa di fotografi i ricordi sono anche fissati nella carta, tantissimi, no? Un archivio davvero secolare. E tutto questo è vero, è normale, ed è giusto che sia così, perché nessuno di noi esce fuori dal nulla. Ciò che siamo, oltre che a lui, A maiuscola, e lo dobbiamo al modo con cui ci siamo interfacciati con tutte le presenze che hanno attraversato la nostra vita, alcune delle quali però sono significative, perché ci hanno insegnato l'alfabeto della vita, ce l'hanno comunicato, più che insegnato io credo trasmesso, è come per la fede, sì, la fede ci rende credenti, ma è l'amore che ci rende credibili, no? E se voi siete qui perché siete stati attraversati da un flusso di fede nella vita, nella famiglia, nell'amore, ma soprattutto da un flusso che ha reso tutto questo credibilmente palpabile. Tant'è che ha attraversato i vostri cuori e le vostre vite. Queste presenze che voi, tra l'altro, più avanti ricorderete nella preghiera dei fedeli, che non avete delegato a nessuno, la farete voi. Ed è bello che in quella preghiera più avanti c'è tutto un elenco di queste presenze significative della vostra vita, e alle quali direte grazie, gratitudine, riconoscenza. Il sacramento entra nel sacramento dell'Eucarestia. L'Eucarestia è fondamentalmente gratitudine. È una scuola di cui abbiamo sempre bisogno, soprattutto in un tempo che rischia di avere la latitanza di tante presenze. Un uomo, una donna, una coppia che avvia la propria vita familiare e ha bisogno soprattutto inizialmente di esprimere questa gratitudine. Perché non ci arrivate da soli, o solo per la vostra determinazione, per i vostri desideri o sentimenti che vi legano. C'è gratitudine. Volete dire grazie a lui, ma grazie soprattutto a questa famiglia che vi ha sospinti, che vi ha fatti crescere, che vi ha fatti maturare nell'orientamento della vita e che ha determinato sicuramente in un modo tangibile, no? E tante delle vostre scelte. Quindi grazie perché questa è una celebrazione di famiglia. E quindi grazie, io lo voglio dire per loro, perché tanto ve lo diranno fra poco loro, grazie a tutti, a papà, a mamma, a frate, alle sorelle, questa è una famiglia di sorelle, e ai nonni, no? A questo flusso di intensità che in qualche modo abbiamo condiviso per tanti sprazzi, e non c'è stata monotonia nemmeno in questo, no? E quindi ecco perché sono emozionato, perché anche per me è come se si aprissero tanti file, no? Dentro i quali poi vedi gli step della vita. Ed è bello adesso arrivare qui, in questo momento, quindi grazie perché dite grazie e ci insegnate che dire grazie dal punto di vista umano è fondamentale, è importantissimo, perché se non lo impariamo nel linguaggio degli uomini non possiamo neanche stare alla sua presenza. Vi vogliamo fare degli auguri che stanno dentro la liturgia, no? Perché assolutamente avete scelto una parola di Dio, non l'avete nemmeno concordata, o mi avete chiesto cosa, l'avete scelta voi, perché evidentemente vi parla tanto. Una parola di Dio dentro la quale ci possiamo ritrovare. La prima lettura, questo canto poetico dell'amore umano, no? Che viaggia dentro metafore, similitudini, dove, caro Piero, non ci possiamo trovare fisicamente perché che siamo cerbiatti, che siamo colombe, non ci vedrebbe nessuno, siamo,
siamo molto fisicamente, occupiamo lo spazio, però dentro quelle metafore sì, dentro la forza di quel linguaggio dell'amore sì, e lo vogliamo cantare l'amore, nonostante abbiamo anche i piedi nella storia, nella contingenza delle nostre relazioni umane, di un tempo particolare, non solo della pandemia che ci ha privati del contatto, della vicinanza, della cura, delle parole, no? Ci ha mascherati in qualche modo, ci ha resi distanti gli uni dagli altri, ma un tempo che forse a volte in cui l'amore viene in qualche modo intossicato, inquinato, impoverito da tante scelte, da tante conseguenziali situazioni. E quindi ci possiamo ritrovare sempre in questo linguaggio. Non perché noi siamo migliori degli altri, non perché tu e Piero siete migliori di tutti gli altri, di tanti amici, di tante coppie, no, non è questo il senso. Però abbiamo bisogno di dircele, di ridircele sempre queste parole, per non cadere in una logica di una monotonia che soffoca le aspirazioni profonde della vita. Perché questo è un tempo che ha bisogno di parole così, che non siano chiaramente enfatizzate, che siano possibilmente vissute o strette dentro logiche di scelte che siano anche conseguenza di certi linguaggi e di certe parole. Quindi in questa prima lettura ci possiamo trovare bene, perché già la prima lettura dice il senso di quello che stiamo a fare qui. Se un uomo e una donna si vogliono bene, se delle persone si vogliono bene, lì c'è anche Dio, vuole dire l'autore del Cantico dei Cantici, lì facciamo esperienza di Dio, perché di Dio non facciamo esperienza solo nel Tempio. Sì, questo spazio bellissimo che avete scelto, francescano, ci ricorda di Lui, ma non lo trattiene. Che è nel tempo della vita, delle relazioni, degli affetti, nel tempo del vostro legame che vi unisce oggi per sempre, che si può manifestare la grazia di questa presenza. La seconda lettura ci ritroviamo anche lì, siamo d'accordo, no? Questo invito al mutuo riconoscimento, allo sforzo che tambo d'ambulati sia nella femminilità che, no? Che nell'abrogativa tutta di Piero dovete mettere in campo per dare a questa parola amore un contenuto davvero tangibile, per il quale spendersi, per il quale spingersi fuori dalla fregatura dell'inganno di pensare solo a noi. Perché ci saranno i passaggi della vostra vita, questo momento di grande gioia, di intensità della gioia, in cui sarete tentati di pensare da soli, no? E allora, come Paolo, questo c'è un augurio, l'augurio è a cercare sintonia profonda in questo sforzo di cura, di generare proprio delle barriere di cura, no? alla solidità dell'amore che trattenete e per il quale adesso vi impegnate. E poi il Vangelo, che francamente, se lo ascoltiamo letteralmente, come dice un mio amico, dovremmo alzarci e andarci tutti là fuori, o quantomeno lo potremmo sentire così poetico da non essere concreto, da non essere attuale, in una società in cui che spinge in tutt'altra direzione. Apparenza, vestiti, no? Modo di proporsi, di offrirsi, di manifestarsi. Ma è chiaro che l'intendimento di Gesù in questo Vangelo non è né invitarci al pesantismo né tanto al pauperismo. L'intento è ricordarci di non affannarci, di ricordarci la sostanza della vita, delle cose. Il perché si fa, il perché dove portare la propria vita familiare.
che per quanto questa vita necessiti di un'attenzione al domani, di un programma del domani, di assicurarci il domani, no, di pianificare le cose, dice Gesù, rilassatevi un attimo, perché tutto questo non dipende solo da voi, da quanto sarete bravi, tutto questo dipende anche da Lui. È un invito veramente, perché questo è il senso del sacramento del matrimonio, e a coltivare la fiducia, da preoccupati a fiduciosi, questo è il senso del Vangelo, dalla preoccupazione alla fiducia. Perché se è vero che questo è un sacramento che oltre a regalarvi tante cose vi regala soprattutto la compagnia di Dio, e questo Dio davvero si impegna con voi, insieme a voi, in questo che è il suo e il vostro progetto, e allora dentro gli affanni necessari della vita e non perdete mai l'orizzonte di questa fiducia che ci regala la fede è fiducia. Ed è una fiducia anche molto faticosa, molto faticosa. E dentro la quale si sta, e nella misura in cui però ne siamo capaci di alimentare. Ecco allora l'augurio e l'invito: alimentate la vostra vita di fede. La preghiera non è un hobby, non è un ospizio, è il respiro dell'anima. E l'ossigeno che darete all'anima della vostra unione coniugale, perché è un respiro a pieni polmoni in cui farete stare e permanere dentro di voi la presenza di Dio, che è fedele, che rimarrà sempre fedele a voi. E allora l'invito è coltivare davvero la preghiera. Vi invito davvero a coltivare la preghiera, perché abbiamo molto cristianesimo ateo in giro, che è fatto di riti, di cerimonie, di celebrazioni, anche sacerdozio ateo, di cui io sento a volte in certi passaggi, ho sentito la stretta stringente. Cioè quando ti fai tante di quelle cose che alla fine però perdi di vista l'essenziale, questo è il senso del Vangelo. Non perdete di vista l'essenziale, perché dentro l'affanno della vita non dobbiamo perdere di vista che la ricchezza più grande ce l'ha per Lui, la ricchezza più grande, perché Lui ci prende questo umano che vi unisce e ve lo porta veramente, ve lo amplifica, ma ve lo amplificherà solo nella misura in cui lo lascerete entrare, stare e permanere nella vostra vita. Ecco perché il sacramento, ecco perché oggi non siamo in un'aula consigliare o davanti alla spiaggia del mare, con tutto il rispetto che abbiamo per chi fa queste scelte, grande rispetto. Questa è una liturgia cristiana, un sacramento, che oltre a donarvi tante cose vi dona la presenza di Dio. Quindi allora Emanuela, auguri di cuore, perché fra poco lo diremo nella benedizione su di voi, perché tu sia una donna, una sposa e una madre esemplare, in quella prerogativa tutta femminile di sentire vivo il senso della vita e di difenderlo. Dio ha un cuore, e ci state dicendo voi oggi sposandovi, perché se è vero che questo matrimonio è segno dell'amore di Dio, ci state dicendo che Dio ha un cuore e che questo cuore lo manifesta nella stessa modalità con cui lo state facendo voi, cercandosi qualcuno a cui legarsi per sempre. Ed è un amore che viaggia dentro spazi della gratuità, della misura dell'amore che è senza misura, e di una capacità di un amore tutto materno. Che lì sì che possiamo raccontare, no? Di quell'aneddoto che ci siamo scambiati ultimamente con Letizia. Lì possiamo dire che Dio è madre, perché lo capiamo di più, perché facciamo esperienza umana di cos'è un amore materno. Quindi ti auguriamo davvero che il tuo amore per Pietro,
l'amore che tutta quella tenacia, forza, cura, amore, passione che ci metterai dentro abbia questa prerogativa tutta materna e femminile. E a Piero vogliamo augurare, perché te lo dirà fra poco il Signore con la benedizione, che tu possa molto molto più stretto a te, che tu possa adempiere con fedeltà e con coraggio, ma io direi anche una prerogativa anche tutta tua, no, di dare forza e sicurezza, tenuta, la tua missione di marito e di padre. Ma l'ultimo augurio lo facciamo a lui e lo facciamo a voi, l'augurio della liturgia cristiana, che possiate sempre percepire negli spazi, nei passaggi, nei luoghi, nei momenti in cui che vivrà la vostra vita coniugale, possiate avere sempre fiducia e della presenza di un altro amore, quello di Dio, che non si aggiunge al vostro, ma che è nella radice profonda, l'origine profonda. Perché se adesso all'inizio abbiamo ringraziato le persone che amate, tramite loro andiamo più a monte, arriviamo a Lui, che per il quale allora non è un caso che vi siete incontrati, che vi siete piaciuti, che vi siete amati, e non un caso che adesso, tra poco, nella formula del consenso, vi direte sì per sempre. Auguri di cuore, con tutto l'affetto che sentiamo, e vi auguriamo soprattutto che così come curerete questa profonda fiducia in voi, nelle vostre capacità, nelle vostre prerogative di coppia, siate una coppia anche che amplifichi questo amore fuori, che sfugga logiche autoreferenziali, no, di famiglie chiuse, asfittiche, dove tutto muore. L'Eucaristia che vi nutre fra poco è un'Eucaristia che amplifica la vita, e voi potrete assaporare la ricchezza della vita solo in ragione di ciò che avete la forza e la capacità di condividere con la vita. Allora auguri di cuore, perché se il Signore c'è, e sicuramente c'è, e la vostra vita abbia un sapore così, di un amore la cui misura davvero sia la non misura. Auguri di cuore. Allora loro rimangono seduti, così è meglio. Voi rimanete, voi mettete in piedi, dai, vi alzate. Allora, non ci sono domande e risposte, anche questo è bello. A me è colpito il loro invito di matrimonio, ci sposiamo. Boom. La dice, la comunicazione è una cosa seria, dice già come si vuole stare nella vita. Non sarò io a interrogarli o a chiedergli qualcosa, ma loro diranno perché stanno qui, che cosa non vogliono fare della loro vita e soprattutto intorno a cosa vogliono investire e costruire la loro vita familiare. Aspetta, non ci vedo. Piero e Emanuela, siete venuti insieme nella casa del padre perché la vostra decisione di unirvi in matrimonio riceva il suo sigillo e la sua consacrazione davanti a me e davanti alla comunità. Voi siete già consacrati mediante il battesimo, ora Cristo vi benedice e vi rafforza con il sacramento nuziale perché vi amiate l'un l'altro con un amore fedele e inesauribile e assumiate responsabilmente i doveri del matrimonio. Pertanto vi chiedo di esprimere davanti alla Chiesa le vostre intenzioni. Thank you.
ed ora la presenza di Dio davanti alla Chiesa, a questa comunità riunita, esprimete il vostro consenso. Il Signore inizia il compimento del vostro amore, sia con voi sempre. Io, Piero, accolgo te, Emanuela, come mia sposa, con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, di amarti e onorarti tutti i giorni della vita. Emanuela, accolgo te, Piero, come mio sposo. Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Il Signore onnipotente e misericordioso confermi il consenso che avete manifestato davanti alla Chiesa e vi ricolmi della sua benedizione. L'uomo non osi separare ciò che Dio unisce. Amen. Signore, benedici questi anelli nuziali, Piero ed Emanuela, che li porteranno, custodiscano integra la loro fedeltà, rimangano nella tua volontà, nella tua pace, e vivano sempre nel reciproco amore. Per Cristo nostro Signore. Facciamo un applauso. Ci mettiamo in piedi e farò una solenne benedizione sugli sposi. Padre Santo, tu hai fatto l'uomo a tua immagine, maschio e femmina li hai creati perché l'uomo e la donna, uniti nel corpo e nello spirito, fossero collaboratori della tua creazione. O Dio, per rivelare il disegno del tuo amore, hai voluto adombrare nella comunione di vita degli sposi quel patto di alleanza che hai stabilito con il tuo popolo, perché nell'unione coniugale dei tuoi fedeli, realizzata pienamente nel sacramento, si manifesti il mistero nuziale di Cristo e della Chiesa. O Dio, stendi la tua mano su Piero ed Emanuela ed effondi nei loro cuori la forza dello Spirito Santo. Fa, o Signore, che nell'unione a te consacrata, condividano i doni del tuo amore, divenendo l'uno per l'altro segno della tua presenza, siano un cuor solo e un'anima solo. Dona loro, Signore, di sostenere anche con le opere la casa che oggi edificano. Alla scuola del Vangelo preparino i figli a diventare membri della Chiesa. Dona ad Emanuela benedizione su benedizione, perché come moglie e madre diffonda la gioia nella casa e la illumini con generosità e dolcezza. Guarda con paterna bontà Piero, suo sposo, perché forte della tua benedizione adempia con fedeltà e coraggio la sua missione di marito e di padre. Padre Santo, concedi che questi tuoi figli uniti davanti a te come sposi comunichino alla tua mensa di partecipare insieme con gioia al banchetto del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ed ora invochiamo insieme Dio nostro Padre, sorgente inesauribile dell'amore,
perché sostenga Piero ed Emanuela nel cammino che hanno iniziato. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Per i nostri genitori, perché siano per noi sempre punto di riferimento e porto sicuro. Preghiamo. Per i nostri nonni, che con il loro esempio hanno sempre illuminato e guidato il nostro cammino di coppia. Preghiamo. Per le nostre sorelle, perché possano sempre contare sull'amore saldo della nostra nuova famiglia. Preghiamo. Per i nostri parenti e gli amici, perché continuino ad essere fondamentali compagni di viaggio. Preghiamo. Per la nostra nuova famiglia, perché possa crescere rigogliosa su salde radici, illuminata e curata dal nostro Signore. Preghiamo. Per le coppie dei fidanzati e per gli sposi qui presenti, per tutti i partecipanti a questa celebrazione, sappiano sempre trovare sicuro sostegno nelle reciproche relazioni, supportate dal tuo conforto. Preghiamo. Quando un cristiano prega, non prega mai da solo. C'è intorno a lui una comunità più grande che adesso invochiamo con fiducia, perché questa grande comunità che la Chiesa riunisce possa davvero donarvi il frutto di ciò che credete. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Santa Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Santa Maria, Regina della Famiglia, prega per noi. San Giuseppe, Sposo di Maria, prega per noi. Santi Angeli di Dio, pregate per noi. Santi Gioacchino ed Anna, pregate per noi. Santi Zaccaria ed Elisabetta, pregate per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. Santi Apostoli ed Evangelisti, pregate per noi. Santi Martiri di Cristo, pregate per noi. Santi Aquila e Priscilla, pregate per noi. Santi Mario e Marta, pregate per noi. Santa Monica, prega per noi. San Paolino, prega per noi. Santa Brigida, prega per noi. Santa Rita, prega per noi. Santa Francesca Romana, prega per noi. San Tommaso Moro, prega per noi. Santa Giovanna Beretta Molla, prega per noi. San Francesco d'Assisi, prega per noi. Santi Martino e Comasia, pregate per noi. Voi tutti santi e sante di Dio, pregate per noi. Signore, fondi su Piero ed Emanuela lo spirito del tuo amore, perché diventino un cuor solo, un'anima sola. Nulla separi mai questi sposi che tu hai unito, e ricolmati della benedizione, nulla li affligga. Per Cristo nostro Signore. Sedete. Amen.
giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. O Dio Padre di bontà, accogli il pane e il vino che questa famiglia ti offre con gioia e custodisci nel tuo amore Piero ed Emanuela, che hai unito in Cristo col sacramento nuziale, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, ringraziarti sempre, qui e in ogni luogo, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai dato alla comunità coniugale la dolce legge dell'amore, il vincolo indissolubile della pace, perché l'unione casta e feconda degli sposi accresca il numero dei tuoi figli. Con disegno mirabile hai disposto, Padre, che la nascita di nuove creature lieti umana famiglia, la nascita e la loro rinascita nel battesimo, in Cristo, edifichi la tua Chiesa. Per questo mistero di salvezza nell'amore, insieme con gli angeli e con i santi, cantiamo l'inno della tua gloria. Consegnandosi liberamente, consapevolmente, volontariamente alla passione, prese il pane, le grazie, lo spezzone di loro disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Grazie, lo diede loro e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Se mi amate davvero, amate così, amate fino in fondo e nonostante tutto. Mistero della fede, annunciamo il grazie.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, Padre, ti offriamo in mani della vita il calice della salvezza, ti ringraziamo perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Filippo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche di Piero ed Emanuela, che hai voluto condurre al giorno delle nozze. Per tua grazia vivano nell'amore vicendevole e nella pace. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Anche di noi abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Francesco, Chiara, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, in Gesù Cristo, tuo Figlio, quanto è la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, in onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Con un cuore ricco di fiducia andiamo al cuore di Dio con le parole che Gesù ci ha insegnato. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. Donaci l'unità e la pace, secondo la tua volontà, tutti i domeni, nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Quindi, che solo scendi, però vogliamo la sua pace. Pace sarà sulla terra come nel
mondo, beati invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degni di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola. Il
voi siete nati insieme e insieme starete per sempre. Voi sarete insieme quando le bianche ali della morte disperderanno i vostri giorni. Sì, insieme anche nella tacita memoria di Dio. Ma vi siano spazi nella vostra unione e fate che celesti venti danzino tra voi. Amatevi reciprocamente, ma non fate dell'amore un laccio. Lasciate piuttosto che vi sia un mare in moto tra le sponde delle vostre anime. Riempia ognuno la coppa dell'altro, ma non bevete da una coppa sola. Scambiatevi il pane, ma non mangiate dalla stessa pagnotta. Cantate e danzate, e siate gioiosi insieme. Ma che ognuno di voi resti solo, così come le corde di un liuto sono sole, benché vibrino nella stessa musica. Datevi il cuore, ma l'uno non sia in custodia dell'altro. Poiché solo la mano della vita può contenere entrambi i cuori. E restate uniti, benché non troppo vicini insieme. Poiché le colonne del tempio restano tra loro distanti e la quercia e il cipresso non crescono l'uno all'ombra dell'altro. Preghiamo. Signore, che ci hai resi partecipi della tua mensa, fa che questi sposi uniti con il sacramento nuziale aderiscano sempre a te e annuncino a tutti il tuo nome, non con le parole, ma con la vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Adesso un'altra sorpresa, come è naturale. Prego, benvenuto. Prego, benvenuto. Vieni. E insieme a Bene, gentilmente, i nonni, gli altri nonni, prego, prego, venite. Vieni, vieni, ma vieni, vieni. Vieni, vieni, Carmelo. Cosa? Dammi il gelato, perché è così caldo, ci vuole il gelato. Beh, io sono solo il portavoce, e se no, per te mi fa vedere. Sono il portavoce perché sono il più grande, ma sono i nonni, i cinque nonni sopravvissuti, grazie a Dio, anche perché oltre ad essere ancora vivi, siamo ancora senza bastone, senza girello, senza sedia a rotelle, io vado sulle due ruote, la della bicicletta. E i nonni agli sposi, cioè a seguito serale, Angelo, Carmela, Maria, Rosa e benvenuto, siamo i nonni che ancora campano e a Emanuele e Piero sposi chissà poesia vedete che se gli essi sposati già da un passè ma va amore tu virus quanto è vuoto ora mannetto per cosa fate i cinque nonni stanno preoccupati. Scienze a me da un virus avevamo contagiato. Ci lascia sposare, ci caramba male. Ma grazie al Signore che mi ha raccolto, siamo tutti ciò che tu più o meno sapete. I nonni, gli angeli, Carmela e Maria, sono cattivetti. Invece, Rosa e Ben, ancora stiamo a cucchietto. Viene 57 anni che siamo sposati, però sarà che non chiedo di me mi sa stanchetto, perché in testa che vuole scendere una cucchietto. Siccome sia Maria Pio, parente a 20,
tu feci io la carta a menare spagnetto. Ah, Valentina e Tonia, tu per Piero o non è? Ma ieri non lo sono lì, ma sono tutti i tuoi lavorietti. E le dici, a sor Emanuele, me la passate. E per stare una da Emanuele, ora a Bologna scegliamo te. Aspì, Antonietta, Nina, Michelangelo, Rosa Maria, sono i genitori. Per io verrei sì, prima gli sono un manetto. Perciò Emanuele e Pier loro hanno concreto. E la piccola Giulia, cosa credi? Che ne mi scerrete? No, volutamente voluto, tema la sete, perciò la persona nostra funzionette. Oh, questa poesia sarà che la sacchetta, assente per 25 volte. Ma non va sul mezzo a rovento che facete. Però, se è ganata la cosa per me rispacciare, scherza lo sette, le madusche saranno. I cinque nonne, siamo vicchi, andatemi a campare. Tutte cose che madusche, le non mangiare. C'è che a me me ne fece un baraccolo a Marone, vedete che noi volevamo diventare besnone. Auguri, da nonno benvenuto e dall'altra parte nonno ancora sopravvissuto. Hai bisogno, sei più forte di me. Il Signore sia con voi. Dio eterno Padre vi conservi uniti nel reciproco amore, la pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre nella vostra casa. Abbiate benedizione nei figli, conforto dagli amici, vera pace con tutti. Amen. Siate nel mondo testimoni dell'amore di Dio, perché i poveri, i sofferenti, che hanno sperimentato e sperimenteranno la vostra carità, vi accolgano grati un giorno nella casa del Padre. E su tutti voi che avete partecipato a questa liturgia nuziale, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nella Chiesa e nel mondo siate testimoni del dono della vita e dell'amore che avete celebrato. Andate in pace. Adesso sedete. Piero ed Emanuele, avete celebrato il sacramento, sedete pure qui. Avete celebrato il sacramento del matrimonio manifestando il vostro consenso dinanzi a me e ai testimoni, e oltre alla grazia divina e gli effetti stabiliti dai sacri canoni, il vostro matrimonio produce anche gli effetti civili secondo le leggi dello Stato. Vi do quindi lettura degli articoli del Codice Civile riguardanti i diritti e doveri dei coniugi, che voi siete tenuti a rispettare e ad osservare. Articolo 143. Col matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione. Entrambi i coniugi sono tenuti
ciascuna in relazione alle proprie sostanze, alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia. Articolo 144, i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano le esigenze della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato. Articolo 147, il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Atto di matrimonio. Oggi, 30 giugno dell'anno 2021, alle ore 11, dinanzi a me Padre Tommaso Chirizzi, delegato al parroco della parrocchia San Francesco d'Assisi, in Martina Franca, diocesi e provincia di Taranto, si sono presentati per contrarre tra loro matrimonio secondo disposizione del diritto canonico i signori Zito Piero e Cramarossa Emanuela. Alla presenza dei testimoni Misciagna Davide, Gioia Leo, Cramarossa Letizia e Benassi Elisa. Visti in nulla osta della Curia di Taranto, certificati ai quali risulta che le pubblicazioni ecclesiastiche sono state seguite in questa parrocchia, nella parrocchia Il Divino Amore in Martina Franca, e quelle pubblicazioni civili in Martina Franca, ho interrogato ciascuno dei contraenti secondo le prescrizioni canoniche. Alla presenza dei suddetti testimoni e avendo avuto il loro mutuo consenso, li ho dichiarati uniti in matrimonio secondo il rito della Chiesa Cattolica. Dopo manifestato il consenso, alla presenza dei soprattutti testimoni, ho dato lettura agli sposi degli articoli del Codice Civile 143, 144, 147 riguardanti i diritti e doveri dei coniugi, dopodiché ho redatto l'atto di matrimonio in triplice originale, dei quali uno si conserva in questo archivio parrocchiale, l'altro è destinato all'ufficio di Stato Civile di questo comune di Martina Franca per essere trascritto nei registri civili e il terzo è destinato alla Curia Metropolitana di Taranto. Letto il presente atto agli intervenuti, essi si sono con me sottoscritti. Una cosa la voglio sottolineare, che la firma dell'atto, che è una cosa non solo legale ma sostanziale, importante, non avviene sul banchetto, avviene sull'altare. E l'altare è la cosa più importante di una chiesa, è simbolo di Cristo. Voi firmate su Cristo, su questa roccia, questa fiducia profonda della sua compagnia. Prego. Per crescere insieme non basta tirar fuori dall'armadio del passato così di un tempo, ma occorre spalancare la finestra del futuro, sapendo coltivare degli ideali per i quali valga la spesa battersi. Abbiate la grinta del lottare, non la rassegnazione di chi disarma. Costruite il futuro, ma lottarete soltanto. Cambiate la storia, non le subite, ricercate la solidarietà con gli altri, non la gloria del navigatore solitario. E usando insieme, sacrificando insieme, e progettando insieme, adesso. E usando insieme, sacrificando insieme e progettando insieme adesso. Calcolo armonico, movimento e comunicazione.
stesso della vita, perché chi spera non funziona, e cammina come e danza. Ragazzi, non abbiate paura di riscaldarvi adesso, di innamorarvi adesso, di incantarvi adesso, di essere stupiti adesso, di entusiasmarvi adesso, di guardare troppo in alto adesso, e di sognare. Buongiorno, grazie. Le emozioni che in questo momento viviamo e sono presenti nei nostri cuori sono tante e sicuramente contribuiscono a rendere ancora più calda la giornata odierna. Grazie a voi tutti qui presenti che state sfidando il caldo e le restrizioni dettate dal Covid. Grazie a coloro che da remoto, sparsi, un po' ovunque in Italia
dal Brasile, dal Portogallo, stanno seguendo la celebrazione del matrimonio di Emanuela e Piero. Grazie a chi ci ha raggiunto dalle diverse località dove vivono e lavorano gli amici di questa nuova famiglia. Grazie a Tommaso, padre Tommaso, per lui fa parte della famiglia e adesso sicuramente inizierà a far parte anche della famiglia di Nino e Antonietta, Sonia e Vale. Grazie ai genitori di Antonietta, Nino, Rosa Maria e Nino, hanno dato impulso e esempio prima a noi e poi a, chiamiamoli ancora ragazzi. Il grazie più grande è per Emanuela e Piero, entrambi con caparbietà, forza, volontà, desiderio di realizzazione individuale di coppia, hanno anteposto al divertimento, al solo e semplice piacere di stare insieme, la voglia di costruire il loro futuro, ognuno nei propri ambiti professionali e contemporaneamente nel voler costituire e costruire una famiglia cristiana. Prova ne è la perseveranza nel voler celebrare il matrimonio oggi in questa chiesa ai piedi dell'altare. Non si sono scoraggiati nonostante gli imprevisti e le innumerevoli difficoltà dovute alla pandemia. Con la stessa volontà e forza d'animo con la quale lasciarono le nostre sicure case, stanno intraprendendo questo nuovo viaggio. Grazie e buon cammino. Allora, mentre Emanuela e Piero si trattengono per un po' di foto con i familiari più stretti, il resto dell'assemblea è pregata di anticiparci all'esterno per questa gioia che continua. Del Signore, per quanto possa un frate.
Sempre più forte e balla, balla fino alla morte, balla e non fermarti mai. E allora balla, balla, balla senza voltarti, balla, balla senza fermarti, senza aver paura mai.
fino alla morte, balla e non fermarti mai. E allora balla, balla, balla senza voltarti, balla, balla senza fermarti, balla senza aver paura mai. E allora balla, balla.